Buongiorno a tutti. Perché viene usato il trattamento del silenzio? È importante distinguere il silenzio che nasce dal non voler più discutere e non si vuole più aggiungere benzina sul fuoco e il silenzio che viene usato invece come arma per punire e castigare l'altro. Chi ricorre al silenzio come punizione solitamente lo fa perché non ha altre risorse per affrontare la situazione e il silenzio è la risposta per diversi motivi. I primi sono: crede che la sua partner non lo ascolti e usa il silenzio per costringere l'altro ad ascoltarlo. Pensa che la partner dovrebbe scusarsi per il suo atteggiamento o le sue parole, quindi usa il silenzio come arma e avvertimento. Pensa che è inutile parlarne perché non raggiungerà mai un accordo, perciò utilizza il silenzio per fare in modo che l'altro ceda. È molto offeso, ma non vuole riconoscerlo, perciò usa il silenzio per fare in modo che l'altro si ravveda. Non vuole affrontare una questione, perciò accusa l'altro e lo punisce con il silenzio. Qualunque sia il motivo, l'uso del silenzio ha come obiettivo di piegare l'altro. È una punizione attraverso la quale si incolpa l'altra persona e si mette la responsabilità della relazione nelle sue mani. Esempio, il tuo partner diventa freddo, distaccato, che si rifiuta di rivolgerti la parola perché tu hai fatto o detto qualcosa che lo ha infastidito, anche se non è così. In questo contesto ci sono molte probabilità che tu stai subendo un abuso emotivo e quindi sarai portata ad agire distinto e a provare a scusarti. Non basteranno tutte le scuse del mondo perché il silenzio dall'altro non passerà fino a quando il partner non si sentirà abbastanza forte e soddisfatto perché vuole punirti. Il trattamento del silenzio è una punizione, un'espressione di disprezzo passiva e aggressiva. Il partner in questo caso vuole sottometterti e punirti per l'affronto che ha subito. La dinamica disfunzionale della coppia vede proprio due ruoli ben precisi. Da un lato una persona aggressiva che non risponde e non risponde troncando di netto qualsiasi argomento. Dall'altro lato una persona confusa che quando prova a chiedere «Ma che cosa ti ho fatto?» riceverà risposte umilianti e sminuenti. «Se ti importasse davvero qualcosa capiresti come mi hai ferito. Vuole vederti crollare disperata». Chi usa il trattamento del silenzio si nutre dei sentimenti negativi mostrati dalla vittima. Una buona strategia per rispondere al trattamento del silenzio non consiste nell'usare il dialogo che ti regala il suo trattamento del silenzio. Si nutre di ogni tuo sforzo e di ogni tua energia investita per rompere questo muro. E allora che cosa fare? Semplicemente evitare di mostrarti coinvolta. Sicuramente il trattamento del silenzio susciterà in te uno sconforto, frustrazione, rabbia, angoscia, sensi di colpa, confusione, eccetera. Quello che puoi fare è mettere da parte queste sensazioni e prendere atto che hai di fronte una persona che non conosce e non vuole usare altri mezzi comunicativi se non l'abuso. Per rompere il muro del silenzio, distaccati, ignora chi lo mette in atto. E questo è il miglior suggerimento che vi posso dare. Lasciatelo lì, fregatene bene, come se non esistesse, come se ci sia il nulla. È un ottimo mezzo per cosa? Per in qualche modo riprendermi un po' la vostra tranquillità. Se avete bisogno di aiuto perché state subendo e state vivendo una situazione di abuso, contattatemi. Alla mia mail è paolafendi@gmail.com. Al prossimo video, un bacio a tutti.